d'accordo che individua un percorso da fare insieme nella sanità della nostra regione. Quindi io sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e ringrazio tutte le organizzazioni sindacali perché io sono sempre convinto che le cose fatte insieme sono quelle che riescono meglio, anche se hanno, come giusto che sia, dei momenti in cui i confronti possono essere accesi, ma visto che qua parliamo della vita delle persone, cioè di dare una sanità efficiente, e parliamo del lavoro delle persone che è costituzionalmente garantito, sono particolarmente soddisfatto dell'accordo che abbiamo raggiunto. Quindi darei subito la parola al rappresentante della CGIL, Massimo Costo. Sì, allora, l'accordo firmato oggi con la Regione rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti sul fronte del precariato. Opportunità e nuove prospettive per il futuro. Il risultato finale si traduce infatti in stabilizzazioni, in assunzioni, 58 milioni di euro in applicazione del decreto Calabria in 3 anni, per noi valgono 58 milioni di euro di nuove assunzioni. Oltre l'attuale turnover e proroghe contrattuali per il personale sanitario da realizzare con risorse economiche aggiuntive, ovvero investimenti tutto sul personale. Le proroghe dei sanitari verranno fatte mediante 8 milioni di euro di risorse aggiuntive regionali. Per questo motivo ci riteniamo profondamente soddisfatti dell'esito della trattativa, ben sapendo che questo non è un punto di arrivo, ma un punto di inizio per costruire ulteriori futuri percorsi di stabilizzazione per tutte e per tutti. Quando diciamo questo è perché noi crediamo che sia arrivato anche il momento di stimolare la politica, non solo la Regione Piemonte, ma anche la politica piemontese, che provi a proporre a livello nazionale emendamenti che allarghino le maglie della finanziaria nel riuscire ad aumentare più possibilmente il personale che può essere stabilizzato e in questo anche aumentare i profili professionali, cioè tutti quegli amministrativi che insieme al personale sanitario con grande coraggio e con grande altruismo hanno accettato l'assunzione, seppur con un contratto di lavoro precario, in un periodo così importante ed emergenziale come quello della pandemia. Grazie, grazie Massimo. Procederei con l'ordine del tavolo con il rappresentante della UIL. Sono Roberto Scassa e l'importanza di questo accordo l'ha sottolineato prima Massimo, è veramente capillare, perché noi abbiamo vissuto 2 anni di pandemia in modo pesante e la necessità di avere personale che venga riconfermato, che venga stabilizzato, era fondamentale. È stata una trattativa lunga, ma abbiamo la Regione resa disponibile, quindi abbiamo ottenuto questo. Come si diceva, noi abbiamo bisogno, la necessità di aprire una nuova stagione rispetto a questo, di assunzioni nuove. Abbiamo bisogno di ricambio generazionale all'interno delle aziende sanitarie, delle aziende di tutto il personale, sia anche quello amministrativo, perché hanno tirato molto durante il periodo della pandemia e poi sappiamo che ottobre è vicino e quindi potrebbe di nuovo ritornare. Abbiamo bisogno anche di un impegno da parte della politica piemontese al fine di superare tutti quei vincoli di legge che ci impediscono nella nostra contrattazione di aumentare le risorse per le spese del personale e quindi e soprattutto visto che siamo vicino a una firma di un contratto, anche di aumentare le risorse che ci sono destinate, perché è bello sfilare il 2 giugno, ma è bene che la gente si ricordi tutto quello che hanno fatto il personale sanitario all'interno delle aziende in questi anni davvero brutti e difficili. Questa è una risposta forte che dà il Piemonte e noi siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo. E questo è stato un po' complicato, però, come tutte le trattative. Poi l'importante è l'esito che abbiamo ottenuto, che è molto soddisfacente. Grazie, sono felice io sentire. Video registriamo perché sono rari questi momenti, io lo so. Io sono soddisfatto perché abbiamo dato del lavoro ai dipendenti, abbiamo dato del lavoro a persone che sono persone sanitarie e socioassistenziali, assistenti sociali e OSS. Questo è importantissimo perché noi avevamo bisogno di questo segnale forte.
Noi dovevamo dare lavoro a persone, mi riferisco ad esempio agli infermieri, che sono in una carenza molto molto grande. Per noi è un segnale importante, ma è un segnale soprattutto ai cittadini, perché parliamo di cercare di migliorare la qualità dell'assistenza. Ricordiamocelo sempre, perché il cittadino è sempre al primo posto. Noi dovevamo dare questo segnale. E il personale sanitario ha fatto uno sforzo immane. C'è ancora tanto da fare, perché sono tante queste assunzioni, parliamo di 1137 assunzioni e altre proroghe. Noi abbiamo però bisogno di investire veramente di più per portare avanti tutti questi progetti che servono al cittadino e servono all'utenza. Grazie. Alessandro Bertani. Cisla. Fias. Baldino Daniele, Fias. Allora, noi oggi abbiamo sottoscritto uno storico accordo che prevede totalmente un aumento del personale che verrà stabilizzato, che è iniziale. Abbiamo fatto presente la criticità che è legata al personale non presente sulla finanziaria, cioè il personale amministrativo. Come i colleghi anticipavano, di andare a richiamare l'aspetto più politico nazionale su questo ambito, perché anche il personale amministrativo ha dato il suo grande aiuto durante la pandemia e l'emergenza stessa. E il dimenticarsi di tutti coloro che hanno aiutato il sistema sanitario regionale, anche no. Quindi abbiamo naturalmente su questa partita, è una partita più nazionale, quindi richiamiamo anche i nostri segretari nazionali ad andare a stimolare la politica nazionale su questo aspetto, proprio per non dimenticarci del personale amministrativo. Sul personale che verrà stabilizzato e sul personale che verrà prorogato abbiamo naturalmente condiviso il percorso con l'assessorato e la presidenza, quindi ringrazio vivamente la politica regionale perché non solo ha ascoltato ma ha concretizzato gli impegni che verbalmente avevano dato via via nei vari tavoli trattanti. Oggi siamo divenuti nel concreto alla firma storica di, insomma, sia per gli stabilizzabili sia per le proroghe. Saremo attenti nei tavoli trattanti aziendali, perché non andremo a lasciare mano libera alle aziende nella decisione loro su quali o chi. Saranno declinati a breve anche nei tavoli tecnici che ci saranno prossimamente per andare a definire le modalità. Sono più che nel complesso sono contento come organizzazione sindacale FIALS perché abbiamo dato oggi una dignità al personale che ha dato naturalmente una giusta risposta alla sanità piemontese durante il momento più critico che era la pandemia, e nel contempo stesso diamo un aiuto ai cittadini stessi, e quindi i cittadini oggi si terranno e si sentiranno più sicuri perché avranno personale che verrà sia stabilizzato ed è stato già formato e anche personale prorogato. Quindi un grazie alla politica regionale per quello che ha fatto e per quello che abbiamo sottoscritto noi come organizzazioni sindacali in modo unitario. Grazie. Grazie. FSI USAE. Salvatore Rifici, segreteria regionale FSI USAE. Ma io volevo evidenziare due aspetti importanti. Il primo di contenuto ovviamente dell'accordo, perché direi che ci pone anche all'avanguardia nel panorama nazionale rispetto ad altre regioni che ovviamente questo accordo ancora non l'hanno raggiunto. Quindi il Piemonte comunque sicuramente ha una marcia in più in questo momento, e quindi non possiamo che essere soddisfatti da questo punto di vista. Ovviamente abbiamo dato una risposta in primis ai lavoratori, perché i lavoratori che attendevano questa stabilizzazione, insomma, e diciamo che abbiamo, come dire, concluso un percorso sicuramente difficile, ma era necessario, perché qui era in gioco la tenuta del sistema sanitario regionale. Cioè non avremmo potuto permetterci di, come dire, fare a meno di questo personale. Ovviamente poteva essere di più, per carità, però con le risorse disponibili, insomma, con tutta una serie di accordi e di come dire, individuazioni di fondi, siamo riusciti quantomeno a dare una tenuta dignitosa al sistema sanitario regionale. Questo era importantissimo. Ovviamente questo, come
è stato detto anche in anticipo, non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, perché abbiamo un turnover sostenuto, abbiamo subito anni e anni di blocchi di assunzione, insomma negli ultimi anni abbiamo perso migliaia di operatori sanitari, di dipendenti della sanità, e quindi questo è un piccolo segno di controtendenza al depauperamento del personale sanitario. Questo è importantissimo perché ci dà la possibilità di dare un'inversione di tendenza. Sul piano politico non posso che essere ampiamente soddisfatto, perché abbiamo avuto la possibilità, e questo bisogna riconoscerlo, il presidente Cirio e l'assessore Icardi, che hanno partecipato fattivamente ai tavoli. E questa non è una cosa che capita tutti i giorni, almeno qui in Regione Piemonte. Quindi almeno un riconoscimento personale, penso a nome di tutti, dobbiamo farlo, perché è stato un lavoro veramente congiunto e questo ci dà la possibilità di arrivare a un risultato sicuramente più positivo che era possibile ottenere. Quindi da quel punto di vista siamo molto soddisfatti. Concludo dicendo ovviamente che, visto che abbiamo una situazione di personale con un'età media abbastanza elevata, c'è molto da fare appunto per il turnover che ci impegnerà nei prossimi anni, e su questo appunto ci sono dei temi aperti che sono anche quelle delle ricollocazioni del personale che eventualmente ha delle difficoltà a continuare a operare a certi livelli, questo anche per la tenuta anche nelle prestazioni rivolte al cittadino, perché ovviamente il personale deve essere sempre efficiente e diciamo con tenuta psicofisica adeguata, e questo è un tema che sicuramente almeno proporrò al tavolo regionale affinché ci sia veramente un cambio generazionale del personale per non aspettare altri 20 anni per nuove assunzioni, insomma. Quindi è un percorso che è molto positivo e siamo in controtendenza al blocco delle assunzioni, quindi molto soddisfatto, grazie. Grazie mille a te, Nursinga. Buongiorno a tutti, Claudio Dell'Icardi, Nursinga Piemonte. Nursing, come? Ho detto Nursing, bravo. No, hai detto Nursing Up? No, meglio. Va bene. Specifichiamo. Comunque, questo è un accordo che era necessario, era utile e oggi è diventato indispensabile. Proprio come diceva il collega poc'anzi che mi ha anticipato, era proprio per la tenuta del sistema. Se non firmavamo questo accordo, nel mese di luglio avremmo avuto dei seri problemi nel sistema, vedi le ferie, vedi il mantenimento degli standard assistenziali e tutto quello che ne consegue. Quindi questo accordo era utile firmarlo soprattutto in questo momento, perché più là sarebbe stato anche troppo tardi e non so se avrebbe retto tutto il sistema. Detto questo, però, c'è da dire una cosa, che adesso, proprio perché non è un punto di arrivo questo accordo, ma è un punto di partenza, dobbiamo far sì che tutta la parte riorganizzativa del nuovo sistema sanitario prenda corpo e poi inizia anche a camminare con le sue gambine. Si veda non solo la rete ospedaliera, Presidente, ma anche tutto quello che riguarda il territorio. Lo dice la legge, lo dice il PNRR, quindi dobbiamo fare in modo che comunque sia, dopo questo accordo, dobbiamo fare in modo che il sistema non solo debba tenere, ma debba riorganizzarsi per dare qualità e non solo quantità, perché i cittadini chiedono questo, qualità. Quindi io ringrazio questa presidenza, questo assessorato, chi governa comunque questo sistema, di averci ascoltato e dato ascolto in un momento di difficoltà grosso come questo, perché lo tsunami che è arrivato 2 anni e mezzo fa ha messo a nudo tutta una serie di problematiche di un sistema che era in grande sofferenza. E abbiamo bisogno oggi di risolvere questi problemi che oggi avete visto, dal personale a tutto quello che serve tra le strutture e quello che riguarda anche la riorganizzazione del territorio. Comunque, grazie di tutto. Grazie a te. Allora, io andrei, poi lascio la parola anche all'assessore, andrei un attimo nel merito dell'accordo, così per chiarire alcuni aspetti. La considerazione globale complessiva è: il Covid ha messo a nudo le difficoltà, il Covid ha messo a nudo l'errore del blocco del turnover, il Covid ha messo a nudo che la sanità senza le persone non va da nessuna parte e che quindi la nostra penuria e carenza di personale sanitario all'interno dei nostri, della nostra rete sanitaria regionale doveva essere affrontata, ripeto. Uno, con più assunzioni, ma soprattutto prima ancora impedendo a chi c'è di uscire, perché il paradosso sarebbe stato che mentre siamo tutti qua a parlare di ospedali nuovi, di case di comunità nuove, di esigenze nuove, lasciassimo però
scappare, tra virgolette, e quelli che sono invece stati acquisiti al sistema sanitario regionale durante il periodo del Covid. Per questo lo Stato ha fatto una norma, questa norma è la norma delle stabilizzazioni. La norma delle stabilizzazioni vuol dire che noi abbiamo la possibilità di stabilizzare tutto il personale sanitario, vuol dire il personale sanitario inteso come OSPAS e anche gli assistenti sociali, lo abbiamo chiarito espressamente all'interno della nostra norma, che abbiano svolto alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente, 31 gennaio 20 e 30 giugno 22. Questa norma la trovate richiamata nell'articolo, nell'accordo che abbiamo firmato. Questo significa che noi possiamo, secondo la legge, stabilizzare persone che sono entrate a far parte della sanità piemontese in un momento di emergenza senza le procedure tradizionali contrattuali, a tempo determinato per l'emergenza, ma che diventano personale a tempo indeterminato acquisito a patrimonio della sanità del Piemonte. Se hanno avuto queste caratteristiche, la legge dice il personale sanitario, quindi il personale amministrativo, la legge non permette alle regioni di andarlo a stabilizzare, quindi non è neanche una scelta che uno si pone il quesito di dire cerco i soldi per farla o per non farla, non si può fare perché la legge al momento non lo permette. Allora cosa abbiamo fatto insieme alle organizzazioni? Abbiamo verificato l'applicazione di questa legge per il Piemonte, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 1137 persone che hanno diritto alla stabilizzazione, cioè hanno queste caratteristiche e rispondono a questo criterio di legge. 1137 persone, come le possiamo stabilizzare? Attraverso un meccanismo che diventa formale di stabilizzazione, per cui diventano patrimonio definitivo della sanità regionale in un biennio, perché la legge dice che lo fanno quando maturano il requisito. Quindi noi ne stabilizziamo 656 nell'anno 2022 e la parte restante nell'anno 2023, come previsto dalla legge. Ringrazio le organizzazioni e anche tutta la struttura dell'assessorato, perché noi dovevamo fare questo accordo o non farlo, però entro giugno, perché altrimenti da giugno avremmo iniziato a perdere queste persone i cui contratti sarebbero scaduti. E quindi il fatto che siamo arrivati anche nei tempi a sottoscriverlo è un elemento di ulteriore garanzia. Quindi noi 1137 persone della sanità piemontese vengono assunte. Le organizzazioni sindacali, giustamente attente che i governi regionali si comportino in modo corretto, dicono non è che assumi queste ma blocchi il turnover, cioè li fai rientrare non sostituendo chi è in pensione, chi sta a casa per altre ragioni. Ed è la garanzia che alla fine tu hai più persone, perché capite che se noi stabilizziamo queste ma non sostituiamo chi va in pensione, alla fine è sempre quello il personale che avevamo. Ed è lì la proposta che loro ci hanno fatto dell'attuazione del decreto Calabria, cioè della possibilità di spendere di più di quello che è il tetto che oggi la legge ci dà sulla sanità, sul personale della sanità piemontese. Noi abbiamo trovato un accordo che ci permette di attuare questo decreto Calabria in un triennio, già partendo da quest'anno per arrivare poi al completamento nel 24. Come troverete nell'accordo, in questo momento noi stiamo attendendo la quota regionale della sanità, il fondo di riparto nazionale non è ancora avvenuto, per cui, e di questo ringrazio anche della disponibilità, noi se il riparto ci permette già da quest'anno, noi da subito attuiamo una prima parte di questo 10% del decreto Calabria attraverso un incremento già del 2% sul 2022. Nel caso in cui o il riparto arrivasse tardivo, perché capite se ce lo dicono a ottobre diventa difficile, oppure non fosse, in questo caso non ci permettesse diciamo finanziariamente nell'equilibrio di bilancio di farlo, l'accordo parte dal 23, per cui è tutto anche, credo, non lasciato al caso, all'ipotesi A, che è quella che noi abbiamo, e l'ipotesi B nel caso in cui la A non si verificasse per cause che naturalmente non sono di competenza nostra. Perché noi abbiamo due incognite romane, che una è questo del fondo e l'altra è l'incognita romana dei soldi del Covid, i famosi 350 milioni di euro che la Regione Piemonte ha anticipato garantendo l'equilibrio di bilancio 2021. Ricordiamo a tutti che il
2021 la Regione Piemonte ha chiuso la sanità in equilibrio di bilancio, avendo più di 600 milioni di spese di Covid e avendo ricevuto dallo Stato più o meno la metà di questi soldi. Lo Stato, devo dire, anche Draghi nella sua ultima visita torinese aveva assunto un impegno, e poi magari l'assessore ci illustra a che punto siamo, ma ci sono buone prospettive per avere anche questa copertura. Quindi non abbiamo però voluto aspettare Roma, perché altrimenti non avremmo potuto partire. E allora noi con le risorse regionali garantiamo la stabilizzazione di queste 1137 persone nel biennio. C'è poi il secondo punto, cioè quel personale sempre sanitario che però non ha compiuto i 18 mesi, quindi non ha i requisiti di legge per essere stabilizzato, non possiamo perderlo. Su questo abbiamo fatto un accordo e sono gli 8 milioni che diceva Massimo Esposto prima, cioè abbiamo detto: io non ho ancora il fondo quest'anno perché lo Stato non me l'ha ancora dato e le aziende rischiano di perderli. Allora noi nell'assestamento di bilancio che presenteremo a luglio troverete 8 milioni di euro, che è la somma complessiva per prorogare fino a fine anno tutti i sanitari che oggi lavorano nella sanità piemontese a tempo determinato e che non hanno i requisiti di stabilizzazione, perché se li avessero sarebbero nei 1137 del punto precedente. Su questo mettiamo soldi regionali, vuol dire che noi alla fine dell'anno noi diciamo ai direttori: la proroga dell'infermiere assunto per il Covid non stabilizzabile, falla e te la copre la regione. Col fondi regionali, infatti lo mettiamo nel bilancio regionale, a fine anno lo diamo al fondo sanitario. Questo meccanismo è un meccanismo che va vigilato, lo vogliamo vigilare insieme. Abbiamo attivato, dopo la riunione che avevamo fatto dopo la vostra manifestazione, che era stata anche molto utile, davanti al Consiglio regionale avevamo convocato il tavolo di crisi permanente. Con le firme degli accordi non si sciolgono però i tavoli di crisi, perché adesso non si chiama più di crisi, ma io credo che debba chiamarsi di monitoraggio, perché dobbiamo monitorare che poi le aziende sparse sul territorio attuino questi che sono gli accordi che noi abbiamo assunto. Però abbiamo fatto accordi e abbiamo messo risorse. Credo sia un meccanismo chiaro per dimostrare che abbiamo imparato la lezione. Non Cirio, la politica. La politica deve, non puoi dare colpa ai sindacati perché loro sulle assunzioni si battono da sempre. La politica deve aver imparato la lezione. La lezione è che tu non garantisci i servizi territoriali, non garantisci le cure domiciliari, oggi non garantisci lo smaltimento delle liste d'attesa se non hai le persone. E questa è una regione, credo un po' tutta Italia, però è una regione che sulle persone non ha investito. La mortificazione del personale della sanità pubblica è quello che ha creato i più gravi problemi. E noi non vogliamo farlo questo, vogliamo dimostrare che la politica ha capito, e allora abbiamo instaurato questo criterio, questo strumento, e vogliamo dare attuazione col buon senso. E qui io ringrazio anche davvero le organizzazioni sindacali, perché loro giustamente avevano chiesto tutto subito. Poi abbiamo messo i soldi sul tavolo, li abbiamo cercati, li abbiamo individuati e abbiamo individuato questo percorso triennale che però ci permette di fare fede agli impegni che noi abbiamo assunto. Per questo ringrazio anche il direttore generale il dottor Minola e il dottor Raviola, che è il direttore che non c'è, però ha firmato, giuro che ha firmato, e che ha seguito per noi tutte le il direttore del servizio delle risorse umane della regione Piemonte. Prego Luigi. Grazie Presidente, ma in sostanza il Presidente ha già descritto questo accordo che si basa su quattro gambe, forse quella meno citata è il salario accessorio del 21, riconosciamo alle persone anche il salario accessorio, poi c'è la stabilizzazione dei 1137, la proroga degli altri e infine la prospettiva di incremento della spesa del personale sanitario. È un fatto storico importante. Guardate, la situazione, lo citava prima il Presidente, del nostro personale nei nostri ospedali, quello che sarà anche il futuro della medicina territoriale, che citava Cuponella, delle carri. Ancora la battuta. Prego. Allora, perché è importante? Noi stiamo assistendo dei fenomeni tristissimi in ospedale, fenomeni di burnout, gente che se ne va via perché non ce la fa più, perché è stressato. E allora iniezioni importanti di personale di questo tipo favoriscono anche un lavoro più sereno, favoriscono anche delle modalità di gestione della sanità che ci permettono
di risolvere il problema delle liste d'attesa, che ti permettono di dare delle risposte adeguate, e abbiamo un sacco di eccellenze in Piemonte che danno risposte adeguate, che ti permettono ai nostri operatori di non dover fare turni su turni, doppi turni, eccetera, ma di lavorare in modo più sereno e, sottolineo, più sicuro. Perché quando si lavora, si fa i doppi turni, cade anche il livello di sicurezza. Quindi questo accordo va nella direzione giusta. Perché, vedete, noi abbiamo continuato, ringrazio anche il Presidente che ha voluto mettere 8 milioni del bilancio regionale, perché la sanità non ce li aveva per i motivi che adesso spiegherò, ma l'importanza di questo accordo è dimostrare anche a Roma che non si fanno le cose senza il personale. La narrazione che durante il Covid, nei primi mesi, abbiamo seguito è sbagliato fare tagli alla sanità, e noi abbiamo un'incidenza di spesa sanitaria rispetto al PIL tra le più basse d'Europa, questo dobbiamo sottolinearlo. Allora, tutta questa narrazione che è sbagliata ora deve vedere una concretizzazione. Allora, i 4 miliardi e 8 di spese Covid, di cui abbiamo ricevuto 800 più 600 milioni, mancano 3 miliardi e 4 all'appello. Nazionali. Devono arrivare, devono essere ripartite. Il Fondo Sanitario Regionale, su questo nazionale, su questo il Ministro ha previsto un incremento di 2 miliardi, ma deve essere chiuso, ripartito tra le regioni, per permetterci di fare quegli adeguamenti del Calabria che venivano citati prima. Bene, deve la politica passare dalle parole ai fatti, perché la prima risorsa è il personale, ma è chiaro che se non ci sono quelle economiche noi saremo vincolati. In questo momento questo accordo lo abbiamo fatto senza la certezza assoluta delle risorse, arriveranno, ma senza la certezza assoluta, proprio a dimostrare l'attenzione che abbiamo verso il personale della nostra sanità. E ringrazio ancora le organizzazioni sindacali, perché questo è un accordo dove ognuno ha fatto un passo verso l'altro. Alla fine abbiamo fatto un buon accordo, sufficientemente soddisfacente per tutti, ma credo fortemente di grande soddisfazione per il personale e soprattutto per i piemontesi. Grazie. Specifico solo il passaggio. Allora, le risorse ci sono. La stabilizzazione delle 1137 viene fatta con copertura di risorse certe, perché pur nella non ripartizione del fondo nazionale, noi col provvisorio le abbiamo, quindi siamo coperti pienamente. L'assegnazione delle risorse del fondo, no, perché altrimenti sembra, l'assegnazione di risorse del fondo nazionale e delle spese Covid ci permetteranno, speriamo, ulteriori miglioramenti che metteremo in campo. Però questo è un accordo che si fa nell'equilibrio finanziario, cioè che ha le coperture e dice quanto costa, dove prendiamo i soldi, come io credo dovrebbero essere fatti tutti gli accordi. Ed era anche la condizione di quella riunione in Consiglio regionale, se ricordate. Noi debiti non ne vogliamo fare, perché quest'anno la Regione Piemonte paga 540 milioni di euro di ratei sui debiti del passato. Quindi noi non dobbiamo fare debiti, ma dobbiamo però salvaguardare il nostro compito istituzionale, che è garantire la vita delle persone. Ma questo accordo è la dimostrazione che si può fare, basta farlo bene, nell'equilibrio delle risorse che abbiamo. Questi soldi in più che noi mettiamo a disposizione sono proprio risorse che ci provengono anche dal fatto che la Regione Piemonte, con legge regionale, si è riappropriata delle concessioni dell'idroelettrico. Cioè noi ritorniamo a gestire, o meglio, iniziamo a gestire come Piemonte la concessione dell'acqua piemontese. E allora il fatto che le montagne del Piemonte siano quelle che ci danno anche le risorse per garantire lo stipendio al personale della sanità che cura i piemontesi, credo che sia anche un buon modo di fare amministrazione. Boh, abbiamo parlato fin troppo, se ci sono domande, prego. Garanzia del turnover attraverso l'applicazione del decreto Calabria, attraverso i corsi, cioè le nuove soluzioni, ma... Poi rispondono loro che sa meglio. No, ci sono. In realtà il tecnicismo è questo: il decreto Calabria dà la possibilità di aumentare i tetti di spesa, perché noi in realtà oggi nella sanità non abbiamo assolutamente libertà di assunzioni, le aziende non le hanno e quindi hanno un tetto di spesa bloccato. Con l'applicazione del decreto Calabria noi diamo la possibilità di avere 58 milioni in più di aumento dei tetti di spesa. A quel punto il fabbisogno triennale e la programmazione per le assunzioni
e necessariamente viaggia rispetto a questo aumento della procedura ordinaria, ovviamente tramite concorso o graduatorie, eccetera. Però hanno stabiliti dei criteri. Ecco, forse spieghiamo l'aspetto dei criteri. La legge dice che deve essere fatto un accordo regionale per le stabilizzazioni. Noi diciamo 1137 sono gli stabilizzabili per legge. Poi quali stabilizzare, possibilmente anche tutti, lo definiscono i criteri che sono, che sono fatti insieme all'organizzazione sindacale e alla regione, che sono i criteri di merito. La legge dà i criteri normativi, 18 mesi e quello che è. I sindacati e l'assessorato danno i criteri di merito sulla persona. Questo è per la stabilizzazione. Per il Calabria, la domanda che ha fatto lei non c'entra nulla, nel senso che comunque le selezioni sono le solite selezioni che avvengono. Naturalmente le amministrazioni faranno procedure concorsuali, basti pensare al fatto degli amministrativi che dice che è un problema perché comunque non rientra la stabilizzazione, quindi è auspicabile che tutte le amministrazioni attueranno dei concorsi sul personale amministrativo, cosa che sta già avvenendo. Sì, ma non chiudiamo. Quanto ci va? Allora, vado a memoria sulle spese Covid 2021. Le calcoli sempre che noi rappresentiamo 7,8-8% del totale. Quando parliamo di dati nazionali, per esempio dei 3 miliardi e 4 che ancora mancano, ma quindi siamo sui 340-350 milioni, poi dipende come Covid, come spese Covid. Non manca. No, allora il 2021 nel 2021 la regione Piemonte ha chiuso il proprio bilancio della sanità in equilibrio, vuol dire che le entrate hanno coperto le uscite, non c'è stato disavanzo. Come abbiamo fatto dal momento che abbiamo avuto 650 milioni? Giuseppe, gli dai quel grafico con la voce giusta, che non mi ricordo più se era 650, 648, quello che è. Come avete fatto dal momento che avete avuto 650 milioni di spese in più del normale perché c'era il Covid? Abbiamo fatto così: metà ce li ha dati lo Stato, 300 e rotti, l'altra metà li abbiamo messi noi. In che modo che non li avete? Abbiamo preso un po' della GSA, cioè il fatto che la Regione Piemonte, quando dà i soldi alle aziende, si tiene una fetta per intervenire in casi di emergenza a fine anno. Questa fetta valeva circa 100 milioni e noi abbiamo messo lì. Poi siamo andati a Roma e abbiamo contrattato con il governo il fatto che ci permettessero di usare gli FSC, cioè i fondi europei, abbiamo fatto con le altre regioni naturalmente, a copertura delle spese sanitarie del Covid. Siamo stati autorizzati da Bruxelles e da Roma e le abbiamo messe a copertura. Per cui noi abbiamo chiuso la sanità piemontese in equilibrio, pagando tutto quello che c'era da pagare. Però non è che avendo pagato tutto con soldi nostri adesso stiamo fermi. Andiamo a Roma e diciamo, scusa, visto che in tutto il mondo le spese del Covid le ha pagato il governo, perché noi dobbiamo pagare le regioni che siamo già in difficoltà? E quindi questi 300 rotti milioni sono quella trattativa che l'assessore sta facendo insieme a tutti gli assessori d'Italia per dire allo Stato ce li devi dare. Lo Stato sta pensando o di darceli tutti insieme, ma faticano un po', oppure di far fare un mutuo coperto dallo Stato, per cui tu questi 310 milioni te li danno in 10 anni. Perché sono 648 milioni di euro di costo del Covid per il Piemonte, di cui 333 milioni li ha ricostruiti lo Stato e 315 li abbiamo messi noi. Stiamo andando a richiedere che ci ridiano i 315, ma non perché altrimenti non paghiamo, noi li abbiamo già pagati. Il riparto quest'anno sono 115 miliardi da ripartire, però il riparto si ripartisce per quota capitaria inizialmente, poi ci sono tutta una serie di colonnine di variabili rispetto alla popolazione anziana, rispetto a certe patologie, e alla fine si determina la quota per ogni regione. Questa trattativa quest'anno non si è ancora conclusa, ci sono 2 miliardi in più rispetto all'anno scorso sul riparto, ma non essendo conclusa noi andiamo avanti in esercizio provvisorio, quindi i dodicesimi come l'anno precedente. Per quanto riguarda il Covid, sì, ci sono i 315, poi ci sono ancora alcune altre spese che ci devono dare, però noi abbiamo un credito nei confronti dello Stato per i soldi che abbiamo anticipato sul 21. Quindi aspettiamo l'una e l'altra iniziativa.
il tema del riparto non sta andando avanti perché la regione Campania sta facendo, si sta mettendo di traverso, sta facendo, ha diffidato addirittura il governo, quindi immaginatevi in che clima siamo sul riparto. Bene, ci sono domande solo perché con l'assessore andiamo al tavolo dell'RSA, perché adesso questa situazione, grazie al concorso di tutti, ha preso il suo verso giusto e sono molto soddisfatto. Adesso facciamo prendere il verso giusto anche a quella dell'RSA, però dobbiamo andarci a lavorarci. Se ci sono ancora domande da casa, come dicono in televisione. Sì, io avrei una domanda, Presidente. Sì, sì, prego. Allora, sia rivolta a lei appunto che ai rappresentanti sindacali. Vista l'importanza appunto dell'accordo firmato oggi, nel corso della conferenza si è accennato alla necessità di un forte impegno della politica regionale e nazionale. Allora vorrei chiedere a lei, Presidente, e anche ai rappresentanti sindacali, quali sono questi impegni che si richiedono affinché non vengano dispersi e quindi vanificati i risultati raggiunti attraverso questo accordo che definirei storico. Allora, noi alcune cose le pretendiamo e altre le chiediamo. Cose che pretendiamo è che il governo ristori il Piemonte e tutte le altre regioni dei soldi che il Piemonte ha anticipato per il Covid, perché in tutta Europa le spese del Covid le ha coperte il governo nazionale e lo deve fare anche in Piemonte. E questa è la parte, diciamo, Covid. Noi abbiamo anticipato più di 300 milioni, come abbiamo spiegato prima, di soldi nostri, così abbiamo pagato tutto, siamo in equilibrio, però oggi chiediamo che lo Stato li ristori a tutte le regioni italiane. La seconda cosa è che sul fondo di riparto, naturalmente, non solo vengano aumentate le risorse per le regioni, ma la quota del personale, perché da Roma quando ti danno i soldi a volte ti dicono anche come li puoi spendere. E noi vorremmo che nel dirci come li possiamo spendere ci tenessero aperta la fascia del personale, di modo che arrivano soldi in più, ma sai che sono soldi in più che vanno a finanziare questo 2%, questo 4%, l'altro 4% per portare all'aumento di spesa. Per spiegarla facile, noi oggi se anche volessimo assumere di più abbiamo un vincolo, abbiamo la certezza che abbiamo poco personale, ma abbiamo un vincolo normativo che non ci fa spendere per assumere. Ed è paradossale. E allora il decreto Calabria, intuizione sindacale, che noi poi abbiamo accolto e attuato, ci permette di spendere quel di più, sempre nell'equilibrio di bilancio. Aspetta che deve rispondere. No, no, il pezzo che riguarda, che diceva il Presidente prima, riguardo il fatto che noi siamo ricorsi attraverso il decreto Calabria, non è la situazione che può durare in eterno. Noi chiediamo che venga tolto il vincolo che ci blocca gli organici e blocca la spesa del personale. Questa è una richiesta che c'è a livello nazionale, che c'è su tutti i tavoli, perché se non togliamo l'articolo 23 della legge Madia non c'è possibilità di aumentare i fondi e quindi l'assunzione. Il decreto Calabria siamo riusciti ad applicarlo, ma se finisce il decreto Calabria non hai più possibilità. Quindi quello è un vincolo che ha introdotto la Madia, e quindi stiamo bloccando la situazione a conti del 2008, quindi alla situazione che avevamo pregressa. E quindi dobbiamo superare questo per poter assumere. Credo questo sia un problema nazionale, non è solamente un problema che ha il Piemonte. Tutte le regioni hanno questo problema. Aspetta che rispondi con questo vicino, poi chiudiamo se non ci sono altre. Mi chiedevate le regioni che hanno chiuso un accordo. Allora, ci sono degli accordi che sono stati chiusi da Lazio e Veneto, se non sbaglio, in primis, ma sono accordi lontani dal nostro. A mio giudizio il nostro, dal punto di vista tecnico, è il miglior accordo che è stato firmato fino ad oggi. Credo che i miei colleghi la pensano allo stesso modo, nel senso che comunque è quello che dà risultati più concreti per i lavoratori, come dicevo inizialmente. Quindi secondo me questo è un accordo, non so se definirlo pilota o no, ma che comunque ci rende orgogliosi di quanto abbiamo firmato. E altro avviso di te, qualcosa di più. Essendo questo un accordo che complessivamente garantisce un investimento esclusivamente sul personale di 66 milioni di euro, noi stiamo facendo un accordo
non solo di garanzia della stabilizzazione, quindi del diritto della continuità occupazionale, ma in realtà facciamo un accordo politico di prospettiva, perché invertiamo la tendenza, cioè non è possibile continuare in sanità sul contenimento del costo del personale, vedendola come un'applicazione ragionieristica, ma in realtà noi abbiamo la necessità di provare a pensare che l'efficientamento di un servizio sanitario regionale passa prioritariamente dall'investimento sul personale, e questo accordo, in questo accordo alberga questo sentimento. Bene, grazie mille a tutti. Cazzo.